lo Stato vince sempre. Come abbiamo detto anche alla presentazione, lo Stato vince sempre è il titolo del suo ultimo libro, ma lo Stato vince sempre, aggiungo, quando ci sono uomini che rappresentano lo Stato, come il magistrato, il dottore Catello Maresca. Lo Stato deve avere l'aspirazione, e quindi gli uomini che rappresentano lo Stato, che sono tanti, che si impegnano, che si sacrificano quotidianamente, devono puntare a dare fiducia, perché lo Stato vince se soprattutto i cittadini hanno fiducia nelle istituzioni e si sentono anche parte dello Stato, come in realtà dovrebbe essere sempre. Però il ruolo di guida, di chi deve tracciare e indicare la strada, di chi deve, soprattutto in queste battaglie che noi proviamo a raccontare, quelle contro il crimine organizzato, quelle contro il malaffare, che devono essere veramente patrimonio di tutti, perché contribuiscono a far crescere la comunità, a creare serenità, felicità, forse, se vogliamo scomodare anche proprio delle categorie più complesse delle varie comunità, tutto questo passa attraverso una condivisione, quindi un impegno in cui le istituzioni devono fare la loro parte, ma poi i cittadini devono metterci quella più importante. Anche perché anche noi cittadini siamo lo Stato, quindi assolutamente sì. Ecco, lei penso che è più impegnata adesso, che va in giro per tutta l'Italia a presentare i suoi libri, ma a presentare la sua testimonianza. Questa mattina abbiamo incontrato le scuole, da quelle, noi diciamo ancora le elementari, oggi si chiama in maniera diversa, fino a quelle superiori, e veramente, come ho detto anche durante l'evento, è stato un papà come sempre. Quindi è anche, ecco, quella, la sua testimonianza detta così, perché casomai i bambini vedendo in televisione il magistrato pensano chissà, invece il magistrato è uno di noi che ha fatto una scelta di vita forte, perché lei sta sacrificando tuttora la sua vita e quella dei suoi affetti. Io credo che possa arrivare, io spero che arrivi, la testimonianza di un uomo delle istituzioni che in quanto uomo è anche papà, e quindi si preoccupa forse soprattutto, no, prima delle altre cose, dei propri figli, e quindi significa del futuro anche, no, da lasciare ai propri figli. E se passa questo, significa che almeno una piccola parte del mio dovere sto continuando a farlo, perché io credo che ciascuno di noi debba farsi interprete di questi messaggi. Io provo a trasmettere questo, ma poi la scuola, anche soprattutto quella primaria, vedo che recepisce in maniera importante, e consapevole anche del ruolo, no, che ha nei confronti dei più giovani, che oggi io credo forse ancora più di prima sono vulnerabili perché esposti a messaggi contrastanti. Molto spesso arrivano ai nostri figli dei modelli negativi che diventano quasi idoli, nemmeno del male, perché purtroppo anche questo bisogna provare a tracciare in maniera netta, no, la distinzione. L'idolo era Sandokan, ma era diverso. Era un altro Sandokan, che combatteva non a caso per la libertà. Era Sandokan della Malesia, la tigre della Malesia. Dottore, sembra strano dire che lei è ricercato, cioè nel senso che c'è tanta gente qui all'evento che cerca di scambiare una parola con lei, quindi non la voglio trattenere ancora di più. Però, come di solito mi piace finire le nostre interviste dando un messaggio, ecco, di speranza, come la speranza, il titolo che si è dato, che il Santo Padre ha dato al prossimo incontro che si avrà a livello nazionale, no? Questa speranza, la speranza per i giovani. Io credo sia la cultura. Il giubileo del 2025. Io credo che sia la cultura, la conoscenza. Cercare di non farsi ingannare, e quindi l'unico modo per non farsi ingannare è quello di approfondire attraverso lo studio, attraverso l'applicazione e l'impegno. Questo io credo che sia il vero antidoto contro il malaffare, contro la criminalità e per un futuro migliore. Dottore, grazie per tutto. Grazie.